Il Vangelo secondo Matteo, Matteo 27. Gesù condotto davanti a Pilato. Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al governatore Pilato. Morte di Giuda. Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero: che ci riguarda? Veditela tu. Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò ed andò a impiccarsi. Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero: non è lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di sangue. E tenuto consiglio, comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato campo di sangue, fino al giorno d'oggi. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia. E presero 30 denari d'argento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano mercanteggiato, e il denaro per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù davanti a Pilato. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore gli interrogò dicendo: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: tu lo dici. E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. Allora Pilato disse: non senti quante cose attestano contro di te? Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. La condanna di Gesù. Il governatore era solito, per ciascuna festa di Pasqua, rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso, detto Barabba. Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro: chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù chiamato il Cristo? Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: non avere nulla a che fare con quel giusto, perché oggi fui molto turbata in sogno per causa sua. Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò: chi dei due volete che rilasci? Quelli risposero: Barabba, Barabba, Barabba. Disse loro Pilato: che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso, sia crocifisso. Ed egli aggiunse: ma che male ha fatto? Essi allora urlarono: sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre di più, prese dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla. Non sono responsabile, disse, di questo sangue. Vedetevela voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. La corona di spine. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: salve, re dei giudei! E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuoterono sul capo. Dopo averlo così sternito, lo spogliarono nel mantello e gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. La crocifissione. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a prendere sulla croce di lui. Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti di lano a sorte, e sedutisi gli facevano da guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: questo è Gesù, il re dei giudei. Insieme a lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Gesù in croce, deriso e oltraggiato. E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce! Anche i sommi sacerdoti, con gli scribi e gli anziani lo schernivano: ha salvato gli altri e non può salvare se stesso.
è il re di Israele. Scendo ora dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in Dio. Lo liberi lui ora, se gli vuole bene. Ha detto infatti, sono il figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. La morte di Gesù. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lema sabachthani? Che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, questo si chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutola di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. E gli altri dicevano, lascia, vediamo se viene lì a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Ed ecco il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui rifacevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto che cosa succedeva, furono presi da grande timore e dicevano, davvero costui era figlio di Dio! C'erano anche là molte donne che stavano ad osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. La sepoltura. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l'altra Maria, la custodia della tomba. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei dicendo, Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse mentre era vivo, dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al 3° giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicono al popolo, è risuscitato dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro, avete la vostra guardia, andate e assicuratevi come credete. Ed essi andarono ad assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Matteo 28. La tomba vuota. Messaggio dell'angelo. Passato il sabato, all'alba del 1° giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si posò a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore, il suo vestito bianco come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui le guardie tremarono tramortite. Ma l'angelo disse alle donne, «Non abbiate paura voi! So che cercate Gesù il crocifisso! Non è qui! È risorto, come aveva detto! Venite a vedere il luogo dove era deposto! Presto, andate a dire ai suoi discepoli, è risuscitato dai morti! E ora vi precede in Galilea, là lo vedrete! Ecco, io ve l'ho detto!» Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli. L'apparizione delle pie donne. Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo, «Salute a voi!» Ed esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro, «Non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno». Sopruso dei capi giudei. Mentre esse erano per via, alcuni della guardia giunsero in città e annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era accaduto. Questi si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di dare una buona somma di denaro ai soldati dicendo, «Dichiarate, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa verrà all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni noia». Quelli, presi il denaro, fecero secondo le istruzioni ricevute. Così, questa diceria si è divulgata fra i giudei fino ad oggi. Apparizione in Galilea e missione universale. Gli 11 discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi, alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro, «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Thank you.